Mario Guidi, presidente di Confagricoltura. Lei parla di indicizzazione delle aziende agricole rispetto al loro contributo per la sostenibilità ambientale. Cosa significa e come i consorzi di bonifica possono esserne coinvolti? Beh, credo che questo greening che gli agricoltori oggi stanno applicando, che è alla base dei contributi comunitari, non abbia dato i risultati sperati, non contribuisce veramente alla sostenibilità ambientale e riduce la capacità competitiva delle aziende, perché è qualcosa costruito a tavolino all'interno degli uffici della comunità europea che non ha niente a che fare con la realtà fattuale delle aziende agricole. Credo che noi possiamo sviluppare dei modelli, degli algoritmi, lo stiamo già facendo, che consentono ad ogni azienda di contribuire a proprio modo alla sostenibilità ambientale. Cioè io sono un'azienda che sequestra CO2 e quindi contribuisco in quel modo alla sostenibilità ambientale, oppure uso delle pratiche che lavorano poco il terreno e quindi della minima lavorazione, oppure ancora, come nel caso della richiesta che ho fatto ad Ambi, riduco o efficiento meglio l'utilizzo della risorsa limitata acqua. L'elaborazione di un indice che consente di dire che un'azienda ha raggiunto un determinato parametro di sostenibilità dal punto di vista dell'utilizzo dell'acqua potrebbe essere quello strumento che rende l'azienda capace di cogliere il tema della sostenibilità senza essere irregimentata in un modello troppo vincolato e che ne impedisce la crescita competitiva. Quindi un po' come, mi permetto, nel caso degli elettrodomestici che hanno un indice di utilizzazione e di efficienza energetica, anche le aziende potrebbero avere questo indice che gli consente anche di adottare delle misure individuali, ma tutte indirizzate alla grande sfida comune che è quella della sostenibilità.